Benvenuti alle ultime notizie sportive di oggi. La sfida con la Cremonese è sempre più vicina e la Juventus sta intensificando il lavoro alla Continassa. Nel frattempo, anche il mercato sembra entrare nel vivo. Da diversi giorni si susseguono diverse voci di mercato. Anche qualcuna che prevede uno scambio di mercato pazzesco, il mondiale è finito. Leo Messi ha alzato al cielo la Coppa del Mondo. Nella meravigliosa sfida del Lusail Stadium tra Argentina e Francia, si è visto anche un Angel Di Maria in grande spolvero. L'attaccante bianconero è stato protagonista di una prova molto convincente, rappresentando una vera spina nel fianco per la Francia. Il Fideo, nel corso della sua prova, si è procurato il calcio di rigore che ha sbloccato la partita al 23esimo minuto grazie ad un'esecuzione magistrale di Leo Messi. L'ex PSG, poi, è entrato anche nel tabellino, realizzando la rete del momentaneo 2-0 al biceleste. La buona prova di Di Maria fa ben sperare Massimiliano Allegri. L'esterno offensivo può rappresentare un'arma importante in vista della ripresa del campionato. Juventus, gli infortuni preoccupano Allegri. Alla gara con la Cremonese manca sempre meno e si affievoliscono sempre di più le possibilità di rivedere in campo Paul Pogba. Il centrocampista francese, infatti, non è ancora al meglio. Dubbi anche su Federico Chiesa che sta recuperando a piccoli passi dall'infortunio. Il grosso del percorso è stato fatto, ma il laterale campione d'Europa deve recuperare ancora la forma migliore. Da valutare, poi, i reduci dal Mondiale. Rabiot si aggregherà tra qualche giorno ai suoi compagni, così come Di Maria e Paredes. Chi, invece, ha partecipato al Mondiale ed è già tornato a casa è Dusan Vlahovic. Il serbo, però, deve recuperare dalla pubalgia che gli ha fatto saltare 5 delle ultime gare della prima parte della stagione e che non gli ha fatto vivere al meglio il Mondiale con sua Serbia. Juventus, scambio pazzesco in vista. Addio Vlahovic, proprio Dusan Vlahovic è al centro di diverse voci di mercato che non sembrano fermarsi. Anzi, da più parti è possibile leggere di una possibile partenza da Torino dell'attaccante dopo solo un anno. In effetti, a seguire il talento serbo c'è una big del calcio europeo, il PSG che è da sempre interessato al giocatore. Secondo quanto riportato da fishies.com, la cosa potrebbe diventare molto interessante nelle prossime settimane. Infatti, il club francese starebbe pensando di presentare un'offerta molto interessante alla Juventus e di mettere sul piatto anche Renato Sanchez, un centrocampista che potrebbe fare al caso delle necessità della squadra di Max Allegri. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.